chiusa. Buon segno. Forse se riesco a dare un'occhiata all'interno, scoprirò dov'è e potrò avvertirlo. Durante la scansione. Sì. Vieni. Con tutto il denaro che sta passando le prigioni. È uno sbaglio. Secondo me ora. Pensaci tu. Casa di Jackson. Ci sono un laboratorio in miniatura e attrezzi da palestra. Una tradizione di Pierce, pare. Una ricca borsa di studio. Il ragazzo non si smentisce. Una multa per aver manifestato. Preferirei che si tenesse lontano dai guai, ma lo capisco. Bene, Jackson, sono il dottor Ellis. Hanno annullato la mia conferenza, per cui questa settimana ci sarò. Ma volevo anche dirti che sono molto soddisfatto dei tuoi progressi. I traumi spostano i nostri limiti e spesso complicano le relazioni affettive, ma il fatto che tu ti stia facendo nuovi amici è la dimostrazione che hai fatto molti passi avanti. Ad ogni modo, chiamami se ti serve un appuntamento. A presto. È in terapia. Beh, immagino che a volte possa servire. Posso entrare dalla finestra? Devo scoprire dove è andato.
Jax! Sta fermo! Senti, non so per chi mi hai preso, ma vattene subito, oppure... Oh, merda! Zio Aiden... Ma che cazzo ti salta in mente? Non ci vediamo da quanto? Tipo 15 anni? E tu che fai? Mi entri in casa? Non era questo che avevo in mente, Jax. Mi dispiace. Ma sei in pericolo. No, non questa volta. Cioè, potevi mandarmi un'email o un messaggio, qualcosa! Cazzo, non si fa così! Jax, io non... Mi dispiace, io... Ehi. Hai dormito 12 ore, Aiden. Non credo che arriveranno. Jax, devi fidarti di me. C'è gente che ti sta cercando. Fanno sul serio. Me la caverò. Fidati dopo tutto quello che è successo. Con te. Mamma ci ha preparati a tutto. Ok. Ehi, almeno puoi lasciare un canale aperto. Per qualsiasi cosa, sarò qui in 3 minuti. Sì. Sì, ok, terrò un canale aperto. Tu però vattene. Quella scatola è per te. Mamma l'ha portata qui l'ultima volta, anche se... non so perché. Ma è roba tua. Jax. Albion ha a cuore la vostra sicurezza e la vostra salute. Chi ti ha dato la patente? Dividiamoci, non ci sfuggirà! Identità ed... Prova. Canale aperto. Come promesso. Ricevuto. Grazie, Jax. Preferisco Jackson, in realtà. Sì, ok. Certo. E, Aiden, se ti serve un qualsiasi aiuto, c'è un pub vicino al Parlamento. La proprietaria conosce gente come te e sa come procurarsi cose difficili da reperire. Posso dirle che stai arrivando, se vuoi. Dove hai conosciuto questa persona? Nelle manifestazioni. Do una mano come supporto medico. Connie è un'amica di amici. Sai che andando a manifestare rischi di farti ammazzare, vero? I buoni hanno già perso. Ma vale comunque la pena di combattere. Senti, devo andare. Bloccatelo! No! No! Segnalare le attività sospette e il numero di un...
piacevano le telecamere di sorveglianza e ora abbiamo delle macchine della morte volanti che ci seguono. Cosa che non gli sta bene. Sei un uomo. Connie Robinson, Aiden Pierce. So che sai come procurare cose. Ah, sì. Jackson mi ha avvisata. Quando mi ha detto che Aiden Pierce sarebbe passato a trovarmi, pensavo che scherzasse. E invece, eccoti qui. Allora, cosa sta cercando la volpe? La volpe? Una cosa particolare, ecco. Non mi dice niente. Cos'è? È un frammento che mi ha quasi ucciso. Credo che sia parte di un detonatore attivato via telefono. Sai dove posso trovare una cosa del genere? Sì, potrei chiedere in giro, ma così su due piedi c'è una mia conoscenza che mi aiuta a importare merci particolari. Iniziamo da lei? Una contrabbandiera. Potrebbe saperne parecchio di esplosivi. Esatto. Ti manderò la sua posizione sull'Optic, ma Aiden, ora sto facendo un favore a Jackson, ma in futuro i favori dovrai guadagnarteli. Capito. Che non esistono. Ma se non ci sono, come mi spieghi lo stato attuale delle cose? Guarda bene una guardia audio la prossima volta che ti capita. Potresti vedere la lingua biforcuta. Sono un esercito di rettili. Conosci una certa Connie Robinson? Ah, sei il suo amichetto americano. Tu dovresti essere una specie di leggenda vivente, eh? Ah, non so di che parli. Sto cercando un posto dove qualcuno può stipare materiali per costruire bombe. Ho capito. È che non mi viene in mente niente adesso, sai? Sono un po'... Ho un problema con Albion che mi sta stressando un po', però... Ecco, se mi aiuti a risolverlo, sono sicura che poi avrò le idee un po' più chiare. D'accordo. Cosa sai dirmi? È la solita storia, no? Non ho leccato i piedi alla gente giusta e il mio ultimo carico è bloccato al circolo dei fascisti. Ho capito. Resta in contatto. Non ci metterò molto. Che spavalderia! Molto americana! Ehi, buona fortuna! Tutti lottano con le unghie e con i denti per un posto di lavoro. Un mio amico, gli chiedo. Si è messo a fare le pulizie perché un robot gli ha rubato il posto all'ospedale. È incredibile. Jackson, non so se sei in ascolto su questo canale, ma se ci sei, volevo solo dirti che... L'unico motivo per cui ho accettato il lavoro, da cui è partito tutto, è perché pagava tanto da poter sistemare te e tua madre per tutta la vita. E comunque... Stai scherzando, Aiden. Sto facendo un dottorato in uno degli istituti STEM migliori del mondo. Mamma sta alla grande.
Non ci servono soldi. Anche a me non serve sempre una pistola. Ma averla mi fa comodo. Ma ti senti? Hai accettato il lavoro solo perché adori le sparatorie e ti piace fare il duro. Non è vero. Ah sì? Che stai facendo adesso? Mi sto distraendo. Devo andare. Sì, anch'io. Avvicinando. Ok, devi cercare delle cassette. Cassette? Non una grande cassa di armi? Sai come è detto? Un po' di uranio impoverito fa molta strada. Uranio cosa? A proposito, mi sa che ti conviene usare un drone fattorino per spostarle. Cioè, nel caso in cui l'uranio non sia poi così impoverito. Ho giusto un gadget che potrebbe fare a casa mio. Fa come vuoi. Lì vicino ho parcheggiato un van con piombo radioprotettivo. Ti suggerisco di usarlo per trasportare le casse. Ti stai avvicinando? Ok, devi cercare delle cassette. Cassette? Non una grande cassa di armi? Sai come è detto? Un po' di uranio impoverito fa molta strada. Uranio cosa? A proposito, mi sa che ti conviene usare un drone fattorino per spostarle. Cioè, nel caso in cui l'uranio non sia poi così impoverito. Ho giusto un gadget che potrebbe fare a casa mio. Fa come vuoi. Lì vicino ho parcheggiato un van con piombo radioprotettivo. Ti suggerisco di usarlo per trasportare le casse. Pezzo di idiota. Idiota senza rivali. Cos'è stato? Vieni fuori! Spegniamo tutto. Diamoci da fare. Controllate la zona. Cosa laggiù? Ragno, l'ha fermato!
Ho sentito qualcosa. Chi l'ha mandato? Sei un imbecille. Tocca a te. Hai sentito? Arrenditi e basta! Che testa di cazzo! Siamo. Tocca a te. Pensaci tu. Un rumore. Qualcuno prenda quel ragno. Non sei esattamente un leader, eh? Di più pattuglie. Ho la tua roba, ma qualcuno deve avermi scoperto. L'allarme in seguimento si sta attivando. Sono sicura che te la caverai. Ti ho indicato un punto di consegna per quando li avrai seminati. Posizione ricevuta, mi sto muovendo. E dai, bello. Sei in fuga da dei mercenari su un van pieno zeppo di proiettili anticarro e non ti stai divertendo? Usiamo questo canale solo per gli aggiornamenti. Devo concentrarmi. Stiamo inseguendo il sospetto. Abbiamo perso di vista il sospetto. Ispezioniamo la zona. Torno al quartier generale.
Il carico è al punto di consegna. Ora credo che dovresti dirmi dove posso trovare qualcuno che vende materiali per costruire bombe. Sì, sì, giusto. Ti mando un'altra posizione. Facciamo prima. Ok, grazie. Ti ho lasciato una piccola ricompensa da Connie. Ne avrai altre se continuerai a lavorare con me. Lo terrò presente. Basta! Allora, Aiden, la mia socia ti ha lasciato una cosa. Tieni. Se ti servono cose utili come armi, soldi, travestimenti o altro, io e i miei amici te li faremo avere in cambio di favori. Capito.